Quelli che avevano catturato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale erano convenuti gli scribi e gli anziani. Pietro lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote e, entrato dentro, se ne stava seduto tra i servi, desideroso di vedere come andasse a finire. I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente si fecero avanti due che affermarono: «Costui ha detto: posso distruggere il tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni». E il sommo sacerdote, alzatosi, gli domandò: «Nulla rispondi a quanto costoro attestano contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote replicò: «Ti scongiuro per il Dio vivente, dicci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Gesù rispose: «Tu l'hai detto. Anzi, io dico a voi, fin da ora vedrete il Figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti ed esclamò: «Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, proprio ora avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare?» Essi risposero: «È reo di morte». Poi gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono. Altri poi lo percossero con pugni, dicendo: «Profetizzaci, o Cristo, chi ti ha percosso?» Pietro se ne stava seduto fuori nel cortile quando gli si avvicinò una serva che gli disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo». Ma egli negò davanti a tutti, dicendo: «Non so che cosa tu voglia dire». Andato verso l'atrio, lo vide un'altra serva, la quale disse a quelli che si trovavano lì: «Costui era con Gesù il Nazareno». E di nuovo negò sotto giuramento: «Non conosco quell'uomo». Dopo un poco si avvicinarono i presenti e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei dei loro, infatti il tuo dialetto ti tradisce». Allora cominciò a imprecare, giurando: «Non conosco quell'uomo». In quell'istante il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò delle parole che gli aveva detto Gesù: «Prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte». Uscì fuori e pianse amaramente. Quando si fece giorno, tutti i sommi sacerdoti e anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Quindi lo legarono e, condottolo dal governatore Pilato, glielo consegnarono. Quando Giuda, il traditore, seppe che egli era stato condannato, preso da rimorso, riportò ai sommi sacerdoti e agli anziani le 30 monete d'argento e disse: «Ho peccato tradendo il sangue innocente». Essi risposero: «Che ci importa? Te la vedrai tu». Egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. I capi dei sacerdoti, prese le monete d'argento, dissero: «Non si possono mettere nella cassa delle offerte, poiché è prezzo di sangue». Quindi decisero in consiglio di comprare con quel denaro il campo del vasaio, destinandolo alla sepoltura degli stranieri. Per questo quel campo si chiama fino ad oggi Campo del Sangue. Allora si adempì quanto fu annunciato dal profeta Geremia, che dice: «Presero i 30 pezzi d'argento, il prezzo di colui che è stato venduto secondo il valore stabilito dai figli d'Israele, e li versarono per il campo del vasaio, come mi ordinò il Signore». La seconda scena della Passione secondo Matteo è dedicata al processo davanti ai giudei. Matteo divide più nettamente di Marco i 2 processi, inserendo in mezzo l'episodio del suicidio di Giuda e dà un risalto tutto particolare al processo giudaico, ponendo al centro dell'attenzione
la domanda del sommo sacerdote. Abbiamo in Matteo una sottolineatura importante di questa domanda con il fatto che viene introdotta da un solenne scongiuro pronunciato dalla più alta autorità religiosa dell'Antico Testamento, il sommo sacerdote. La risposta di Gesù ha una sfumatura diversa da quella di Marco. Gesù non dice infatti «io lo sono», ma «tu l'hai detto», rimandando alle parole del sommo sacerdote, quasi a segnare una differenza nel comprendere cosa voglia dire essere il Messia tra la sua interpretazione e quella dei giudei. Anche in Matteo, come in Marco, c'è uno stridente contrasto tra la grandezza della rivelazione fatta da Gesù e il trattamento che gli viene inferto dagli sgherri, non certo un trattamento degno del Messia. Prima di passare al processo davanti a Pilato, Matteo inserisce l'annotazione sul suicidio di Giuda e soprattutto sul prezzo del sangue che viene pagato e che restituito permette l'acquisto di un campo. Tutto quanto narrato a questo punto non avvenne certo immediatamente, come l'acquisto del campo, ma con ogni evidenza un certo tempo dopo. Matteo però lo riporta qui, non centrando tanto l'attenzione sulla morte di Giuda, come potrebbe apparire a prima vista, ma sul tema del contratto dei sacerdoti con il traditore e soprattutto del prezzo del sangue. Per la morte di Giuda, infatti, bastano poche parole, mentre ben 7 volte sono citate le monete d'argento, 4 volte con il nome, 3 con il pronome, e 3 volte è citato il sangue. Tutto questo fornisce una prova legale ed evidente dell'iniquità del processo. Giuda stesso proclama, prima di morire, e quindi con una sincerità indubitabile, che ha tradito sangue innocente. Inoltre questa insistenza sul tema del prezzo del sangue ha forti ricordi antico-testamentari. Il tema del giusto venduto è molto presente nell'Antico Testamento a partire dalla storia di Giuseppe alla fine del libro della Genesi e permette di mostrare perciò con chiarezza che si sta compiendo il piano di salvezza di Dio predetto dalle Scritture. Il sangue e il campo sono anche due temi che si trovano nel racconto di Abele, il cui sangue dalla terra, o meglio dal campo, in ebraico, grida a Dio. Quel sangue per chiedere vendetta, il sangue di Gesù per offrire perdono. Da ultimo, il campo del vasaio diventa in questo brano una memoria del crimine tangibile e verificabile fino ad oggi, conclude Matteo.